Carissime amiche, carissimi amici, buonasera, buonasera. Buonasera dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone che vi porta per le vie di Napoli. Qui stiamo andando verso il quartiere di Fuorigrotta da Bagnoli. Un quartiere molto particolare. Pensate che il quartiere di Bagnoli era in primis stato costruito per motivi praticamente di tipo particolare. Ovvero per motivi di stampo operaio. Infatti qui c'è l'ex Italsider, come potete vedere, che fa parte di quell'architettura industriale, quell'archeologia, ragazzi, scusate, industriale, che vuole conservare parte della storia dell'umanità, in questo caso industriale. Io devo dire la verità, l'archeologia industriale non l'apprezzo tanto, perché credo che sia un contentino fatto per ovviamente mantenere che cosa? Le strutture ovviamente obsolete industriali ancora in piedi, e quindi ovviamente è una piccola piccola scusante. Qui ci troviamo, vedete ragazzi, vedete quanto è lunga questa strada, molto bella da percorrere praticamente a piedi, ragazzi. Una strada che il giocherellone spesso fa. La fa spesso perché? Che gli piace camminare. Gli piace camminare e vi porta con lui. Porta con lui in tutti i suoi viaggi per la sua città di origine, ovvero Napoli, nonché per ovviamente gli altri viaggi, quando sarà possibile di nuovo viaggiare, muoversi. Praticamente, carissime amiche e carissimi amici, qui addirittura stanno facendo dei lavori incredibili, lavori edilizi, ragazzi. L'edilizia, la parte più barbara praticamente del costruire, barbara nel senso più rude, senza nulla togliere all'edilizia che nella maggior parte dei casi tanto tanto ci serve. Ci andiamo a questa zona, guardate qui che viale alberato, per dire che si trova in questi contesti molto molto bello. E ce ne andiamo praticamente per questa struttura. Guardate qui ragazzi, questo edificio che sta praticamente quasi per crollare. Ci sono le putrelle che escono praticamente dalle pareti, che stanno proprio per essere distrutte. Qui mi sembra un tempo c'era una tabaccheria, pensate un po'. Ci continuiamo praticamente a muovere, ci spostiamo per quest'altra parte, vedete l'architettura, l'archeologia industriale che tanto ci accompagna, signore. Ed eccoci ancora qui, ragazzi, questo lungo tragitto che il giocherellone fa con voi. Addirittura in lontananza si vede un ponte, ragazzi, un ponte molto bellino. E beh, signori, qui guardate questa torre lì, mi sembra venisse fatto il materiale da costruzione in cotto, mi sembra, o addirittura venisse utilizzato per i metalli, non ricordo di preciso. In realtà è un forno fatto per cuocere qualcosa. Vedete ragazzi che forno veramente grandissimo. Studiatevele queste cose, soprattutto per chi ha la curiosità praticamente di vedere un pochettino come si costruiva un tempo, ancora come si costruisce, ragazzi, l'arte del costruire, quando l'essere umano praticamente si distacca dalla caverna e inizia a costruire sulle palafitte, ragazzi, sulle palafitte, gli alberi, i mitici, le mitiche abitazioni sull'albero che permettevano ovviamente di rifugiare e di eliminare gli esseri umani dal pericolo ovviamente delle bestie feroci, ma anche delle alluvioni, pensate un pochettino, ragazzi. E guardate questo viale praticamente con questa natura quasi incontaminata, più che altro ovviamente selvaggia, che ovviamente esce dappertutto al fine di ovviamente invadere quella che è ovviamente la parte antropizzata, ovvero urbanizzata, che l'essere umano ha attuato. Va bene ragazzi, io sono giunto quasi al ponte, vi ringrazio ovviamente per la visione e ci vediamo più tardi sui miei canali.
YouTube, Twitch, Telegram, Discord, il blog, c'è veramente di tutto sul mondo del giocherellone. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.